In diverse città pugliesi, così come in tutta Italia, il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe e dall'esodo giuliano-dalmata, un momento di impegno storico al fine di promuovere la conoscenza di questi tragici eventi. Ad Andria, presso il Monumento dei Caduti al Parco 4 Novembre, sono state ricordate tutte le vittime. Abbiamo il dovere di fare memoria. La memoria e il ricordo sono degli esercizi della nostra mente che non devono abbandonarci. Memoria che diventa anche bagaglio rispetto a ciò che ha costituito la formazione della nostra storia nazionale. Una storia fatta di tante esaltazioni che ci spingono ad andare avanti sempre meglio, ma fatta anche di pietre d'inciampo, come quel 10 febbraio, in cui poi si è pensato di istituire la giornata del ricordo. Ricordo rispetto a un eccidio, ricordo rispetto all'odio che prende il sopravvento, un odio fatto di pregiudizi, di preconcetti, che vede uomini contro uomini armati, l'un contro l'altro. Una vicenda che deve tra l'altro imporci un'attenzione particolare, perché l'odio non si sopisce mai. Noi come rappresentanti dell'associazione Comitato 10 Qua febbraio e il tricolore, simbolo dell'associazione.it della giornata ci della memoria del 10 proponiamo come febbraio. custodi murali di questa memoria storica e per salvaguardare la memoria e tramandarla alle future generazioni, ammonito che l'odio e la violenza portano solo orrore. Quindi dobbiamo inculcare la cultura della pace e dell'integrazione. Manifestazioni analoghe, contingentate a causa delle normative anticontagio, sono avvenute anche a Barletta con l'iniziativa online Conoscere per non dimenticare all'interno della biblioteca comunale Loffredo. Dal castello ci sono stati anche i messaggi istituzionali degli assessori alla cultura e alle politiche giovanili. A Trani i rappresentanti comunali, sindaco, presidente del consiglio e il comandante della polizia locale hanno deposto una corona sulla stele commemorativa dedicata al giorno del ricordo. In ultimo, a Bari, presso il giardino storico Isabella d'Aragona, la Polizia di Stato, in collaborazione con il Comune, ha piantumato un leccio con una targa di intitolazione alla memoria di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, medaglia d'oro al merito civile, riconosciuto giusto tra le nazioni per aver salvato dal genocidio 5.000 ebrei dai campi di sterminio.